Non usciremo mai vivi da quest'isola. Parla per te. Sono 7 anni che scappo e non mi farò prendere proprio ora. E perché ti cercano? Per un reato che non ho commesso. Non mi sembri il tipo ideale per il comandante. Che vuol dire? Ho visto come la guardi. Pensavi che il presente potesse essere più forte del passato? La risposta della protezione civile è negativa. Dicono di rivolgerci ai nostri superiori. Perché? Perché non analizzano nessun materiale se non segue la catena di comando. Ve l'avevo detto! E non ora, dai, calmati. Calmarmi? In mare è in corso un'attività sismica che nessuno ritiene di dover analizzare. Non abbiamo notizie del nostro comandante da un sacco di tempo. E tu mi dici di calmarmi? Siamo soli e impotenti, lo capite? Vuoi dirci sì o no dov'è il comandante? Non lo so, ve l'ho detto, non lo so. Beh, allora usciamo con le motovedette e andiamo a cercarlo. No, mi ha ordinato di non farlo. Perché no? Perché teme che telefoni e apparecchi radio siano sotto controllo, come hanno messo sotto controllo casa sua. Arriva al punto, Fondo. È questo il punto! Se ci mettiamo sulle sue tracce, i nostri nemici seguendoci potrebbero arrivare a lei. Per questo il comandante non mi ha detto dove andava. Beh, invece io una cosa te la dico, comandante Folco. Che il tuo patto di fedeltà è una stupidaggine. Dovremmo andare a cercare Tara. Di qui non si muove nessuno. Esegui gli ordini. Sei sicuro che sia la cosa migliore? Sì, assolutamente sì. Cosa è successo tra te e Eleonora? Ho avuto paura. Paura di cosa? Paura di innamorarmi, sul serio. Tu sei già innamorato, sul serio. L'ho capito tardi. Troppo tardi, secondo lei. Papà? Papà? Papà. Papà. Un codice. La mia data di nascita.
so, io l'ho trovata già aperta. Va bene. Ci vediamo. Marcello, dove sei? Sono al porto, Sebastiano ha preso un nuovo lavoro con mio padre e oggi era il primo giorno. Marcello, ti ricordi quello che mi hai detto? Non devi dire niente a nessuno. D'accordo, ma perché sei così preoccupata? Che cos'è quella voce? Senti, una cosa importante. Dimmi che non farai imprudenze, voglio che me lo prometti, Marcello, capito? Perché? Promettimelo. Te lo prometto, però io e te dobbiamo parlare. Devo andare. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Domani. Domani Tito. Ciao. Eccolo qua. L'intellettuale è venuto a salutare i lavoratori. Che c'è? Ciao, non c'è? Ciao, no, niente. Allora com'è andata? Come vuoi che sia andata? Guarda, sul lavoro batte la fiacca. Però in compenso ho preso il numero dalla segretaria. Bravo! Sempre il solito, eh? Ciao Tito. Buona Vittorio. Vetrana! Vetrana! Vedrana! Non sapevo che fossi già a casa. Davvero? Sicuro che non lo sapevi? Che vuoi dire? Dimmi un po', papà. A quell'uomo che mi segue sempre, che istruzione hai dato? Nessuno ti segue, vedranno. Se mi comporto male, che cosa deve fare con me? Eh? Che cosa le hai detto? Che deve sembrare un incidente? Non hai fatto altro che mentirmi! L'ultima volta che abbiamo parlato è stato quando tu mi hai chiesto scusa per non avermi detto subito tutta la verità. Hai detto che ti trovavi in Bosnia per affari, che eri innamorato di mia madre. Che non riuscivi a perdonarti per averla lasciata per qualche giorno. Perché proprio in quei giorni i soldati serbi avevano catturato lei e altre donne. L'avevano portata in un albergo, violentata, uccisa. Ora invece ho scoperto che tu non ti trovavi in Bosnia per affari. Tu eri il comandante della seconda divisione di caschi blu dell'ONU, una delle tre divisioni incaricate di proteggere i bosniaci di Srebrenica. Solo che a Srebrenica, in quei due giorni, sono state uccise 8.000 persone. Piccola mi leggevi sempre la storia di Simurgh. Ti ricordi? Ti piaceva tanto quell'antica favola persiana. Ad un certo punto diceva che l'assassino si porta l'intero peso della sua vittima sulle spalle. Ti ricordi, papà? Mi chiedo come fai a reggerti in piedi. Credi di sapere tutto? Di aver capito tutto? Non hai bisogno di fare domande? Non credi che le persone abbiano il diritto di dare la loro versione dei fatti? Sei la maggiore delusione della mia vita.